Per la tradizione buddista, desiderio e odio sono delle contaminazioni che hanno il potere di avvelenare la tua mente e la società attuale soffre in modo particolare di queste contaminazioni. Il desiderio può applicarsi a qualsiasi cosa: cibo, alcol, droga, persone, beni materiali, fama e potere. Anche volere la verità è un aspetto del desiderio in quanto rappresenta il volere qualcosa che non hai. Questo veleno si manifesta attraverso l'afferrare e il trattenere, per cui siamo costantemente alle prese col desiderare qualcosa o qualcuno e sempre più attaccati a ciò che abbiamo ottenuto. Il desiderio ha preso sempre più spazio ed ora è difficile che la nostra mente se ne liberi. Il secondo veleno è l'odio, che con la rabbia e l'avversione rappresenta il movimento energetico opposto al desiderio. In questo caso siamo violentemente in opposizione a qualcosa che fa parte della nostra esperienza. L'odio è come un fuoco che divampa in furia. Troppo spesso ci si occupa di perseguire colui che riteniamo responsabile di averlo acceso piuttosto che di occuparci di spegnerlo. L'odio è un'energia che scalda gli animi e congela il cuore, oltre a precludere la nostra capacità di comprensione. Può essere utile entrare dentro questa energia trasformandola in un'esperienza senza dargli una definizione, osservandola con una mente innocente e spontanea. Abbandonando tutti i pensieri di odio, quel fuoco si spegnerà da solo. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e continua a seguirmi su questo canale cliccando sul fiore che vedi nel video.